dinamica narrativa che permette di raccogliere testimonianze da persone, testimonianze come se si facesse un grande reportage giornalistico. Essere scritto con l'altro, però questa è una storia ambientata nel Salento di un uomo che a un certo punto della sua vita gli viene a mancare la moglie e inizia questa ricerca spasmodica della sua immagine, la ripercorre in delle statue che lui realizza e a un certo punto muore suicida e vengono trovati dei resti di una messa satanica dentro casa sua. Il tutto sul